Non solo una gestione efficiente dell'acqua come elemento essenziale di sviluppo sostenibile del territorio, la nuova amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha scelto di aprirsi alla comunità e alle persone, sostenendo quest'anno 12 associazioni di volontariato che svolgono un'azione fondamentale in diversi ambiti del sociale, dall'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie, all'ADO, l'Associazione Domiciliare Oncologica, da A Coda Alta ai Pagliacci Senza Gloria, dalla Lega Nazionale del Cane alla WISP alla Proloco di Baura, dal Mantello al Banco Alimentare, dall'Associazione Nati Prima Onlus all'Avis all'ATMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo. Tutte le associazioni sono state così invitate lo scorso 16 dicembre a Palazzo Naselli Crispi per un ringraziamento speciale e per presentare i progetti di solidarietà già in calendario per il 2022. Una giornata per fare un brindisi alle festività, ma per portare qua a Palazzo Naselli Crispi le tante associazioni e le organizzazioni che si occupano di solidarietà sul territorio. Il Consorzio ha voluto questo momento, perché? Il Consorzio ha voluto questo momento perché è molto sensibile e deve essere sensibile nei riguardi dell'aspetto sociale. Oggi il Consorzio nella nuova amministrazione si presenta in una veste, diciamo, di continuità, ma un po' diversa sotto questo aspetto. Crediamo che l'aspetto divulgativo, l'aspetto della conoscenza, sia un carattere fondamentale, perché il Consorzio di Bonifica, che non era molto conosciuto nell'ambito della socialità ferrarese, e l'abbiamo capito nel tempo, ecco, e abbiamo pensato come poter cercare di risolvere questo problema, quindi il nostro coinvolgimento in questo senso parte da queste nostre volontà. La volontà quindi del nuovo Consiglio di Amministrazione, infatti ne è testimonianza l'apertura del Palazzo Naselli Crispi, che è stato, diciamo così, restaurato in questi ultimi anni per via del periodo nefasto che è stato durante il terremoto. I contributi che abbiamo avuto sono stati quindi riversati completamente nella riesposizione di questo palazzo molto bello. E abbiamo pensato, dico, per quale motivo oggi non renderlo fruibile alla socialità ferrarese. E quindi abbiamo aperto a queste giornate, naturalmente, che sono state molto partecipate, c'è stato un sold out proprio sempre continuo, e poi oltretutto, incontrando anche da parte dell'assessorato comunale, ci siamo resi disponibili anche in questo senso a rendere questo palazzo fruibile dal punto di vista del circuito socioculturale della città. Quindi queste sono le nostre intenzioni, questo è il nostro naturalmente buon auspicio per il futuro, e sotto questo aspetto abbiamo anche cercato di coinvolgere l'altra parte della socialità ferrarese, che è quella delle associazioni di volontariato che hanno partecipato con grande attenzione e di cui noi siamo stati piacevolmente coinvolti. In questo senso, per cui anche per il prossimo anno, dato che oggi è stata, diciamo, la situazione conclusiva, il fatto di aver raccolto insieme le testimonianze di tutti, ecco, ci siamo riproposti e abbiamo detto che anche nell'ambito dell'amministrazione, di cui io naturalmente come vicepresidente faccio parte, c'è questa nuova volontà di continuare, di dare continuità. Presidente, l'importanza con il consorzio e un'associazione come la vostra? Abbiamo avuto questa opportunità di entrare in questo gruppo di persone che ci hanno intanto fatto vedere questo palazzo meraviglioso e ci hanno messo a confronto con tanta gente che era venuta anche questa per vedere questa opera d'arte. Abbiamo avuto un contributo consistente che abbiamo utilizzato per l'acquisto di kit salivari che ci servono per l'iscrizione dei donatori di midollo al registro nazionale. I donatori servono perché sono l'unica terapia per alcune forme di leucemia e soprattutto per i bambini e per i ragazzi. Questo contributo che abbiamo ricevuto dal Consorzio è stato molto utile perché la sensibilizzazione è fatta da chi viene e ti racconta come funziona e anche i fondi che servono per l'acquisto dei kit salivari e la tipizzazione, che è un test genetico molto importante.
L'associazione Nati Prima Ferrara, intanto presentiamo l'associazione. Sì, è un'associazione che dà sostegno alle famiglie durante il percorso in terapia intensiva, quindi dal bambino nato prima della 37esima settimana a anche un bambino con ittero, quindi anche con situazioni meno gravi. La collaborazione con il consorzio perché è stata importante? È stato importante per due motivi. Uno, perché comunque le associazioni del territorio, quelle piccole come le nostre, il consorzio ha dato la possibilità di farci conoscere, che per noi è fondamentale. Dall'altra parte, con il sostegno economico siamo riusciti ad acquistare una lavatrice per poter lavare i vestiti dei nostri bambini ricoverati. Per le famiglie avere i propri bambini ricoverati per giorni, settimane e mesi, il prendersi cura anche di portarsi a casa i vestiti diventa un impegno in più. Quindi è un modo per supportare le famiglie e avere anche una certezza sulla sterilizzazione dei vestiti. Pagliacci senza gloria, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di clown terapia, un'attività di volontariato adesso abbastanza conosciuta che viene dal famoso Patch Adams, medico che faceva diciamo una terapia di sorriso, e noi seguiamo queste orme e cerchiamo di dare sollievo nelle corsie di ospedale o anche nelle case per anziani. Prima volta coinvolti anche con le iniziative, no, del consorzio di bonifica? Sì, è stato il primo anno, siamo felicissimi di questa collaborazione. Abbiamo contribuito diciamo a dare un po' di colore alla corsa podistica che è stata fatta a Baura e diciamo abbiamo fatto un po' di colore, abbiamo fatto un po' di intrattenimento anche per i bambini, non solo, e così per far riuscire bene questa corsa podistica. WISP Ferrara, a fianco di iniziative organizzate in questo anno dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che tipo di collaborazione è? Allora, è una collaborazione volta a presentare a quelle che sono le famiglie una mobilità diversa, un turismo lento, una mobilità che si fa pedalando magari per la città, per le strade bianche, vie anche d'acqua di cui si occupa il consorzio, e quindi è una mobilità che vuole coinvolgere tutti i cittadini e non solo gli atleti competitivi. WISP si occupa di tutto lo sport non competitivo anche. In più affianchiamo il consorzio anche nella loro mezza maratona della Bonifica, come WISP, una corsa anche WISP, ed è un'iniziativa molto importante. Proloco di Baura, anche voi in prima linea per le iniziative del consorzio di bonifica. Sì, noi abbiamo partecipato come volontari alla corsa, sì, alla logistica, e poi dopo siamo stati anche tramite WISP, ci hanno dato un riconoscimento per la scuola, quindi siamo molto contenti perché per noi la scuola è fondamentale, ecco, per il paese e per tutto. Ecco. Collaborazione con il consorzio perché è importante? È importante perché come tutte le associazioni abbiamo bisogno di aiuto. Uno, aiuto economico, ma abbiamo bisogno anche di sentirci parte della città, e questa è una cosa che ci entusiasma. Come ha detto il direttore prima, che ci contaminarsi è la cosa più bella. Vedere il consorzio che attiva i dipendenti per dare una mano a un'associazione ferrarese, io sono contentissimo. In questo periodo di pandemia in cui il mantello è stato messo sotto pressione dall'arrivo di tante famiglie che abbiamo assistito, il sostegno da parte del consorzio e soprattutto dei dipendenti del consorzio di bonifica è stato fondamentale per sostenere le nostre attività. È un connubio tra due roccaforti, due capisaldi della realtà ferrarese. La cura del territorio, il consorzio è fondamentale per la sopravvivenza di questo territorio, e il volontariato che è una ricchezza immensa a Ferrara per la coesione sociale, per il capitale sociale che riesce a produrre. Questa mattina sono stati fatti dei ringraziamenti da parte delle associazioni, prima di tutto perché il consorzio dà fiducia al personale che lavora all'interno dello stesso ente. Sì, abbiamo iniziato questa attività che diciamo ci sta dando molte soddisfazioni, facendo seguito all'apertura del FAI, dove a maggio di quest'anno abbiamo aperto Palazzo Naselli Crispi e l'impianto di Codigoro in collaborazione col FAI, dove Ciceroni erano sia volontari del FAI
anche dipendenti del consorzio. Da lì abbiamo iniziato ogni primo sabato del mese ad aprire le porte di questo palazzo, che effettivamente è stato restituito alla città da parte della nostra amministrazione, che fortemente ha voluto, diciamo, queste iniziative. E ogni primo sabato del mese c'è la possibilità di fare una visita guidata che dura dai tre quarti d'ora all'ora, a seconda del cicerone, e quindi raccontiamo la storia, tutto il vissuto di questo palazzo. Contemporaneamente abbiamo una squadra che attualmente è di 16 ciceroni, siamo tutti dipendenti, io mi occupo del coordinamento e anch'io faccio le guide con molta fatica, devo dire, ma anche molta soddisfazione. E durante queste aperture invitiamo le associazioni di volontariato a fare una raccolta di fondi per la loro associazione, nel senso che la visita è gratuita, prenotazione online tramite il nostro sito. Al termine della visita, se uno si sente, può donare qualcosa per l'associazione che in quel momento diciamo trovano all'uscita e che racconta un po' della loro storia. Ha portato un ottimo risultato, perché le associazioni hanno ringraziato, quindi insomma c'è stata una raccolta davvero significativa. Direi proprio di sì, anche perché diciamo che mediamente in una giornata di apertura sono visite ogni mezz'ora, con gruppi ovviamente ristretti, 12 persone, perché non dimentichiamo che il Covid c'è e c'è tuttora. Mediamente parliamo di 150 persone che in un giorno vengono a visitare il palazzo, e quando finiscono la visita magari sono state contente, non hanno speso nulla e lasciano il loro contributo facoltativo, ma direi che c'è sempre stato, a questa associazione che noi ospitiamo per quella giornata. Da qui anche l'idea, proprio nata durante questa giornata, di un possibile festival legato alla solidarietà da organizzare proprio a Ferrara. Sì, infatti questa mattina è stata, diciamo così, una estemporanea cosa che è venuta dal direttore, che è sempre molto foriero, insomma, di idee, ed è una persona veramente capace. In questo senso, quindi, ha fatto questa provocazione a tutte le varie associazioni che hanno raccolto di buon grado questa, diciamo, proposta, e della quale io mi sono fatto in un certo senso garante dal punto di vista dell'amministrazione, perché credo che ancora di più si possa fare in questo e portare avanti quello che è il problema, naturalmente, del coinvolgimento delle varie associazioni di volontariato. Benissimo, io sono assolutamente favorevole, l'idea del direttore è stata un'idea veramente coinvolgente. Adesso l'aspetto organizzativo, parlavo prima appunto con i vari presidenti delle organizzazioni in proposito, e a loro toccherà l'organizzazione. Noi ne siamo veramente lieti se riusciranno a portare, diciamo, a termine, a compimento questo compito, e noi saremo partecipativi con loro nel dare la possibilità che si possa svolgere in questa bella cornice del nostro consorzio.